Il pretesto, come avete visto da questi pochi secondi di filmato, è una manifestazione organizzata da Bologna Fiere in cui si parlerà di giovani. Marta Gianmaria è responsabile dei progetti della WISP e responsabile anche dell'organizzazione WISP a De Giambo. Diciamo. Quindi anche con lei cercare di capire un attimo meglio questo mondo dei giovani, cosa vogliono, come riescono ad esprimersi, qual è la loro creatività e quali sono anche i loro sogni. Da Marta vorrei ritornare su questo concetto delle regole, anche della tranquillità dei genitori. Diciamolo subito, non sono 3 giorni di anarchia, ma sono 3 giorni estremamente competitivi dove anzi ai giovani si chiedono delle cose importanti, cioè di cimentarsi, di dimostrare quello che sono o che vorrebbero essere, dico bene? Sì, esattamente. Noi come WISP abbiamo a disposizione un capannone che è il capannone 35 e all'interno, sotto lo slogan Try the Joy, proveremo a far giocare e a divertirsi le famiglie intere, quindi dal bambino al genitore. L'obiettivo è quello di esprimersi in maniera diversa attraverso il proprio corpo, perché quello che noi proponiamo, lo sport che la WISP propone, che Bologna Fiere ha ben accettato invitandoci, è quello di un nuovo movimento, di una nuova espressione corporea. Lo sport è linguaggio, quindi Certo, attraverso lo sport assolutamente. noi comunichiamo. Per molti ragazzi, soprattutto in età adolescenziale, la parola diventa difficile a volte, quindi l'espressione corporea, il ballo, la danza, il parkour, arrampicarsi in luoghi che normalmente vengono considerati pericolosi, significa anche riappropriarsi di una città, di un pezzo di città che non gli è, che non è più per loro. Quanto è importante lo sport per unire? Ah, lo sport è diciamo lo strumento migliore, credo, per unire, perché, come ho detto prima, in realtà si parla con il corpo e il corpo è l'espressione più libera che una persona possa avere. Marta, il giovane è spesso associato a un'organizzazione estemporanea, quindi facciamo una cosa, un incontro, ci troviamo, scatta il tam-tam via social network e tutto il resto. Qui, come ci raccontava Filippo prima, c'è una seria organizzazione che conta molto su delle professionalità giovani, ma che per realizzare un evento che porterà a Bologna decine e decine, forse centinaia di migliaia di giovani, ci vuole organizzazione, ci vuole metodo. Non è che chiunque domani mette in piedi una cosa del genere. Quali sono le difficoltà organizzative più importanti e quali sono i canali per contattare invece questi giovani? Allora, diciamo che il mondo del freestyle, come dicevamo prima, ma il mondo di chi ama esprimersi in libertà è un mondo che non vuole essere rinchiuso dentro una fiera piuttosto che dentro un evento. La cosa bella di Jumbo è che pur stando chiusi dentro dei capannoni fieristici, i ragazzi riescono comunque a esprimere il proprio essere. Noi WISP abbiamo coniato per loro il termine indisciplinato, che non vuole avere un'eccezione assolutamente negativa, ma che vuole appunto rappresentare quell'essere free, quell'essere libero. È difficile contattarli, un po' per età, perché sono nell'età del dropout e quindi dell'abbandono sportivo, un po' perché loro sono liberi e non vogliono essere contattati. Però ce la faremo, ce la faremo perché i social Anche perché network, i nuovi permettere canali di comunicazione, ci riusciremo, ce la faremo. da una Migliaia di prima persone. edizione si passa a una seconda, vuol dire che c'è stato un successo, dico Assolutamente bene? sì. C'è stato un Certo. successo, come dicevamo prima, c'è stata un'evoluzione, che è quello del prova lo sport, che invoglia la partecipazione, perché si può diventare un campione. Cioè, si può scoprire di essere un campione venendo a Jumbo, ci si esibisce, si partecipa ai contest e si scopre un mondo che normalmente non si conosce. Diciamo che tutti questi sport, lo skate, il parkour, sono considerati a volte pericolosi. No, anche proprio perché i genitori hanno paura Paura, che i loro esatto. ragazzi si avvicinino a queste discipline, essendo Esatto. pesanti anche dal punto di vista fisico, non preparati, sappiamo benissimo che si rischia molto. Dico bene, Filippo? Sì.
Sì, noi metteremo a punto a disposizione degli educatori e dei, e dei tecnici preparati, assolutamente sì. E in quei 3 giorni acquisire già delle piccole competenze. Questa è la nostra sfida. Sappiamo che è possibile perché è già stato sperimentato. Ovviamente parliamo di rampe di parkour o di skate non ad altissimo livello per un bambino, insomma. Però si può fare, si può scoprire un mondo che normalmente non è considerato ancora sport, perché viene considerato un po' ancora legato più a atto di vandalismo, piuttosto che a non rispetto della cultura urbana, piuttosto che... Ecco, tu mi parlavi di famiglie, quindi anche di bambini, e quindi anche di persone non giovanissime. Marta, una cosa molto interessante, da 2 importanti città europee arriveranno degli esperti. Questi esperti parleranno proprio di aggregazione, di come creare delle aggregazioni positive. Da dove vengono, chi sono e in che ambito li potremo ascoltare? Allora, sono degli atleti e dei rappresentanti di 2 associazioni, una di Copenaghen danese e l'altra francese di Lille, che sono considerati a livello europeo le 2 massime espressioni di aggregazione giovanile. Addirittura loro sono stati aiutati dalle amministrazioni pubbliche a riqualificare degli spazi che sono stati dati in concessione completamente gratuita e dove i ragazzi fanno attività raccogliendo, diciamo, i giovani nella fascia più difficile d'età, che è quella che va dai 13 ai 16 anni, come dicevamo prima, che è l'età del drop out, e con loro, a loro insegnano nuove espressioni di movimento, riqualificando anche degli spazi urbani completamente abbandonati o considerati pericolosi, diciamo. Per cui noi ci confronteremo con loro, visto che in Italia non c'è ancora questa concezione di sport in termini di riqualificazione urbana. E ci siederemo tutti insieme intorno a un tavolo, sarà il primo giorno, quindi parliamo del 6 giugno, durante The Jumbo, e con loro capiremo perché l'Italia non riesce a creare questo collante, questo aggregante tra i giovani, perché non esistono delle politiche che incentivino i giovani a vivere insieme dei momenti, ad autogestirsi. Forse perché abbiamo molti ministeri, molto sottosegretariati. Noi non abbiamo il Ministero dello Sport, giovani, però appunto non abbiamo il Ministero dello Sport. Importante quello che ha detto Marta durante la trasmissione, la presenza appunto di iniziative che facciano anche affluire le famiglie, perché sennò sarebbe, secondo me, questa fiera un ghetto per soli e grandi fanatici dello sport acrobatico, della cosa. La presenza di famiglie fa sì che sia una fiera, sicuramente un appuntamento per tutti. Dico bene, Marta? Sì, è un appuntamento per tutti e anche un modo di colmare un po' un gap generazionale che ormai è sempre più forte, che è quello tra l'adolescente che non si sente capito, che si sente ripreso, e il genitore che a sua volta non si sente capito dal figlio. E quindi il nostro obiettivo è appunto quello, è creare una linea tra queste 2 generazioni, perché ci si può divertire insieme, si può, lo sport ha questo grandissimo, il movimento ha questo grandissimo potere, che è quello di legare anche persone diverse, culture diverse, religioni diverse. Quello che la WISP si propone dentro The Jumbo è appunto questo, quindi noi vi aspettiamo al padiglione 35. Bene, insieme. Noi abbiamo, credo, esaurito il nostro tempo e soprattutto io voglio ringraziare la fattiva collaborazione, si usa questo aggettivo a volte, però era importante perché entriamo in mondi che non sono familiari a tutti, abbiamo cercato anche un attimo di sapere e di capire quali sono i termini più usati in questi ambiti. Marta, ovviamente, di trovare quella verve per incantare le famiglie e soprattutto per farle divertire. C'è molto bisogno di divertimento, c'è molto bisogno di divertimento insieme, c'è molto bisogno anche, non dico di dimenticare tutti i problemi, però non possiamo vivere dalla mattina alla sera circondati, immersi nei problemi. Questa è una valvola di sfogo, questo è un momento sano, pulito, ma anche entusiasmante per la sua carica innovativa. E io mi auguro che Bologna Fiere abbia centrato proprio l'obiettivo, che è quello di riportare a Bologna o di portare a Bologna tante migliaia di giovani che vogliono passare 3 giorni in maniera sana, competitiva, magari mettendosi anche in luce, perché
non è con la timidezza che si farà strada nel futuro, bisogna trovare un proprio ruolo, lo sport può aiutare, sappiamo che tanti sportivi poi sono diventati dei professionisti importanti e soprattutto ben nella società. Marta ovviamente di trovare quella verve per incantare le famiglie e soprattutto per farle divertire. C'è molto bisogno di divertimento, c'è molto bisogno di divertimento insieme, c'è molto bisogno anche, non dico di dimenticare tutti i problemi, però non possiamo vivere dalla mattina alla sera circondati, immersi nei problemi. Questa è una valvola di sfogo, questo è un momento sano, pulito, ma anche entusiasmante per la sua carica innovativa. E io mi auguro che Bologna Fiere abbia centrato proprio l'obiettivo, che è quello di riportare a Bologna o di portare a Bologna tante migliaia di giovani che vogliono passare 3 giorni in maniera sana, competitiva, magari mettendosi anche in luce.